E bentornati ragazzi in questo nuovo episodio di Speedlore, la rubrica in cui cerco di dire tutto ciò che c'è importante da dire su un mostro in 5 minuti o poco più. E questa volta saremo alle prese con il Nargacuga. Quindi parliamo un po' del nostro pantalone preferito. Il Narga è un mostro ormai abbastanza iconico nella serie, essendo stato introdotto nella seconda generazione con Monster Hunter Freedom Unite. E ve lo devo dire, fin dalla prima volta che lo vidi, più di 10 anni fa, è stato amore a prima vista. E come poteva essere altrimenti, vista la mia anima edgy presente oggi come allora. Ma andiamo più nello specifico. Il Nargacuga è un Weaver volante dalle scaglie e dal pelo nero, occhi color scarlatto e uno stile di combattimento agile e veloce che lo rendono simile a un grande felino come appunto le pantere. È inoltre cugino alla lontana del Tigrex e del Baryot. Le sue caratteristiche fisiche, adatte a confondersi con le ombre, suggeriscono che sia un predatore per lo più notturno, ma sono largamente documentati comportamenti predatori anche durante le ore diurne. E parlando proprio di questo aspetto del mostro, il Narga è uno dei predatori più adattivi che il mondo di Monster Hunter abbia mai visto, potendo attaccare le malcapitate vittime con praticamente ogni parte del suo corpo. Le sue zanne possono essere usate per mordere e dilaniare, le sue ali sono munite di lame lungo tutta la loro lunghezza, e la sua coda, che è anche la sua principale arma, oltre a poter essere usata come un letterale maglio, capace di rompere le ossa ai mostri più robusti, è anche ricoperta di punte acuminate che il mostro può lanciare e che sono in grado di causare gravi emorragie, che possono portare con facilità ad una morte per dissanguamento. Il Narga, inoltre, è una creatura estremamente scaltra, e quando non è infuriato è persino in grado di evitare con agilità le trappole coperte piazzate dagli ingenui cacciatori non al corrente di questa sua capacità, anche se si può evitare che questo succeda facendolo arrabbiare di proposito, causando un rumore forte, cosa che, visto il suo fine udito, lo stordirà anche per qualche secondo. Senza contare poi che in alcuni dei vecchi giochi se ne andava a dormire dove noi giocatori non potevamo proprio raggiungerlo, rendendolo impossibile da svegliare con il botto. Bello forte, no? Come se non bastasse, questo mostro si è evoluto per abitare specificatamente in aree boschive, data la sua capacità di camuffarsi tra gli alberi. Quindi dove c'è una foresta è molto probabile che ci sia anche un Nargacuga in agguato, pronto a tendere un'imboscata quando meno ce lo si aspetta. Non è un caso che, a differenza di altri Weaver volanti, questo mostro non abbia una corazza a proteggerlo, ma solo scaglie e pelo. È un espediente evolutivo per renderlo quanto più veloce possibile nell'inseguire le sue prede, facendosi strada tra i rami e le liane con le sue ali e rasoio. Nello specifico, gli avvistamenti di questo mostro si concentrano in aree come le giungle, le foreste e le paludi del vecchio mondo, e gli altipiani corallini nel nuovo, dove assume il ruolo di predatore in cima alla catena alimentare insieme alle giana. Ma rimanendo nell'ambito del vecchio mondo, non sono molti i predatori che possono risultare una vera e propria minaccia per il Narga, considerando il suo mimetismo e la sua velocità sopra la media. Certo, il suo dominio territoriale è minacciato da draghi anziani come Chameleos e Cusciola d'Aora, che abitano le sue stesse aree, ma senza scomodare queste forze della natura, gli unici predatori che possono dare davvero del filo da torcere al nostro gattone nero sono mostri dotati di un'agilità paragonabile alla sua, come lo Zinogre, o in grado di affrontarlo da una distanza, come il Rathalos. Nel nuovo mondo, invece, il Narga ha molta più concorrenza nel dominio territoriale per via della presenza di predatori che nel vecchio continente non condividevano il suo territorio di caccia, come il Tigrex, o nuove minacce, come l'Angionat Tonante, per non parlare poi di creature invasive come il Basel, che lo metterebbero in fuga senza particolari problemi. Purtroppo a questo giro non ho trovato informazioni sulle sue abitudini sessuali, quindi per questa volta dovremmo saltare questa parte. Il Nargacuga, infine, è uno dei mostri della saga di Monster Hunter con più variazioni sul tema che esistano. Abbiamo il Nargacuga verde, più agile e veloce di un normale Narga, il Nargacuga lucente, capace di rendersi invisibile dalla coda velenosa, il Ventus Narga, una specie deviant caratterizzata da un maggiore controllo sulle punte della sua coda e dalla capacità di generare onde d'urto con alcuni dei suoi attacchi, il Blinking Narga, nativo di Monster Hunter Frontier G di colore bianco, velenoso e tanto veloce da sembrare che si teletrasporti, e dulcis in fundo il Fierce Water Narga,
da Monster Hunter Explorer, in grado di immagazzinare acqua nelle sue ali e rilasciarla pressurizzata per aumentare il raggio d'azione dei suoi tagli. E anche questa volta ce l'abbiamo fatta, Nargacuga, in 5 minuti. Grazie per aver guardato. Vi ricordo di mettere like e di iscrivervi se il video vi è piaciuto, e tenetevi forte perché il prossimo video sarà quello dedicato alla lore del Sapigiva, che mi sono divertito un sacco a scrivere e a montare. Quindi ci si vede lì. Ciao!